Buongiorno. Oggi facciamo conversazione. Parliamo con gente nuova, con la signora Luisa Pettinelli, che fa dei magnifici merletti. E parliamo anche con Lillo Catarcia, che suona l'organo nel Duomo di Orvieto. Ma prima di tutto andiamo a rivedere alcune delle persone incontrate qualche settimana fa e risentiamo quello che ci hanno detto. Qui, alla Claco, per esempio, una cooperativa di giovani ceramisti. Questi ragazzi hanno fatto un corso professionale di 2 anni e da 3 anni lavorano insieme in cooperativa. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Anna. E quanti anni hai? 23. Da quanto tempo lavori qui? Sono 5 anni, ho fatto 2 anni di corso e poi 3 anni di cooperativa. Anna ha 23 anni. Ha fatto 2 anni di corso professionale. Poi ha lavorato 3 anni in cooperativa. Sentiamo se questo lavoro le piace. Ti piace questo lavoro? Sì, abbastanza. E che tipo di decorazione preferisci fare? Il medievale. Anna preferisce la decorazione medievale. Le piace il lavoro di graffito e i colori. Anche Simonetta ha fatto il corso professionale e lavora qui con i compagni da 3 anni. Come ti chiami? Simonetta. E quanti anni hai? 23. Anche Simonetta ha 23 anni. Da quanto tempo lavori qui? 3 anni. Anche tu hai fatto il corso? E che tipo di decorazione preferisci fare? Io preferisco fare riproduzioni etrusche, dei piatti etruschi, vasi. Simonetta preferisce fare riproduzioni di piatti e vasi etruschi. È molto difficile quel tipo di disegno? Sì, abbastanza. Quanto tempo ci vuole per imparare? Ma alcuni mesi, penso. Soltanto? Sì. Secondo Simonetta, per imparare questo tipo di decorazione non ci vuole molto tempo. Ma per imparare a formare gli oggetti, secondo Luigi, ci vuole molto tempo. Questo è un lavoro assai delicato. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Luigi. Quanti anni hai? 21. E da quanto tempo lavori qui? 3 anni in cooperativa. E anche tu hai fatto il corso? Sì, 2 anni di corso, centro di formazione professionale. E ti piace questo lavoro? Sì, molto. Quanto tempo ci vuole per imparare a formare un oggetto? Tanto. Luigi ha 21 anni. Ha fatto 2 anni di corso professionale. Ha imparato a formare gli oggetti. Ha studiato qui a Orvieto. Ha studiato al centro di formazione professionale. Va bene? E ora sentiamo Silverio. Silverio Lupi insegna l'inglese. Parla inglese molto bene. He's playing badly. One always wins and the other always loses. Dove ha imparato? Dove ha imparato l'inglese? In Canada, dove sono stato per 13 anni. Perché sei andato nel Canada? Mm,
per lavoro e per studio. E dove hai studiato? A London, Ontario. Ontario. E quando sei tornato in Italia? L'anno passato. Durante l'inverno la Co-Tourist offre corsi di inglese per chi vuole impararlo, per chi vuole perfezionarlo. Per imparare una lingua straniera, come per imparare a formare un oggetto. O per imparare a fare un merletto, anche un piccolo merletto come questo, ci vuole tempo. Ci vuole pazienza. E ci vuole disposizione. Ma ci vuole soprattutto passione. Ci vuole passione per fare merletti come questi. E i merletti della signora Pettinelli sono lavori d'arte. Signora Pettinelli, lei è di qui, di Orvieto? Di Orvieto. Le posso chiedere quanti anni ha? Quanti anni ha? Quanti anni ho? Quasi 80. E da quanti anni fa questi lavori in merletto? Fa da giovane, molto giovane. La signora Pettinelli ha quasi 80 anni. Ha fatto questi lavori da molto giovane. Ha imparato qui a Orvieto. Dove ha imparato a fare il merletto? A Orvieto. Questo è un lavoro nostro, esclusivamente orvietano. Sì. E da dove prende i disegni? I disegni? Dipende dallo stile che io desidero eseguire. E allora, secondo lo stile che desidero eseguire, mi regolo io da me. La signora Pettinelli crea i suoi disegni. Disegni in stile classico, disegni in stile tradizionale. La signora non copia da disegni di altri. Per fare lavori come questi ci vuole pazienza e ci vuole molta passione. Ci vuole anche molta passione. Beh, ci vuole passione in tutte le cose. Se non c'è passione non si riesce a niente. Se non c'è passione non si riesce a niente. Come dice la signora, ci vuole passione in tutte le cose. La signora Luisa Pettinelli. Luisa Pettinelli è un'anziana signora di quasi 80 anni. È un personaggio importante a Orvieto. La signora Pettinelli è famosa soprattutto per i suoi lavori in merletto. Il merletto di Orvieto. Questi sono alcuni esempi di merletto tipico orvietano e i merletti della signora Pettinelli sono speciali. Sono lavori d'arte. Sono merletti lavorati interamente a mano, all'uncinetto. Signora Pettinelli, lei è di qui, di Orvieto? Di Orvieto. Le posso chiedere quanti anni ha? Quanti anni ha? Quanti anni ho? Quasi 80. E da quanti anni fa questi lavori in merletto? Fa da giovane, molto giovane. La signora Pettinelli ha fatto questi lavori da giovane, da molto giovane. Dove ha imparato a fare il merletto? A Orvieto. Questo è un lavoro nostro, esclusivamente orvietano. Sì. E da dove prende i
disegni? I disegni? Dipende dallo stile che io desidero eseguire. E allora, secondo lo stile che desidero eseguire, mi regolo io da me. La signora Pettinelli crea i suoi disegni secondo lo stile che desidera eseguire. Questo è un merletto in stile classico. Questo è un merletto in stile tradizionale. È una grande tovaglia. Il tema è la vendemmia. Questo è un merletto a scene rustiche. Sono tutti disegni creati dalla signora Pettinelli. Lei crea i suoi disegni? Non copia da disegni esistenti? Di altri, no, non copio mai da disegni di altri. Non copio mai. La signora Pettinelli non copia mai. Questo particolare lavoro, un grande rosone, è ispirato al rosone del Duomo di Orvieto. Il disegno per un merletto nuovo viene creato prima di tutto sulla carta e poi riportato su tela. Poi, con due cotoni, vengono lavorate le parti importanti del disegno. Completate queste, viene fatto il fondo con un cotone semplice. Tutto sempre a mano, all'uncinetto. Qui la signora lavora il fondo di un merletto nuovo. Ci vuole molto tempo per completare un lavoro importante? Beh sì, sono mesi di lavoro, sì. E ci vuole anche molta pazienza? Beh, pazienza e anche disposizione. Per completare un lavoro importante ci vuole molta pazienza e molta disposizione. Ci vuole anche molta passione? Beh, ci vuole passione in tutte le cose, se non c'è passione non si riesce. Ci vuole passione in tutte le cose. Ci vuole molta passione e infinita pazienza per creare lavori delicati e complessi come questa fantasia classica con cavaliere. Ci vogliono mesi per fare un merletto come questo, le opere del mattino, una composizione di scene rustiche. Il contadino al lavoro nel suo campo. La pastorella che guarda le pecore. Il gallo che canta al levar del sole. Per completare lavori come questi ci vuole molta pazienza, ci vuole molta disposizione e ci vuole soprattutto passione. La grande passione di Lillo Catarcia è la musica, e particolarmente la musica per organo. Lillo Catarcia è l'organista del Duomo di Orvieto. Lillo abita a Sferracavallo, una frazione di Orvieto. Da bambino ha cominciato a imparare la musica con una piccola fisarmonica. Una fisarmonica. In casa non c'era un pianoforte, c'era soltanto una fisarmonica. Avevi un pianoforte in casa? No. O altri strumenti? Una piccola fisarmonica. Ah! E
Come hai cominciato a studiare allora? Con questa fisarmonica. Ma poi hai cominciato a studiare il pianoforte? Poi la parrocchia, l'armonium, e dall'armonium il pianoforte, poi l'organo. Lillo ha studiato l'armonium, poi il pianoforte e infine l'organo. Ha studiato l'organo con molti maestri, tra cui Fernando Germani, il grande organista italiano. Oggi a casa Lillo ha un organo che è stato costruito apposta per lui. Forse i vicini di casa non sentono la musica. Forse anche a loro piace la musica. Lillo ha i suoi dubbi. Guardiamo il film. A Sferracavallo, una frazione di Orvieto, abita Lillo Catarcia. Viene in città tutti i giorni sulla sua moto. Lillo ha due grandi passioni, la moto e la musica. Soprattutto la musica per organo. Lillo Catarcia è organista, è l'organista del Duomo di Orvieto. Questa è la scuola di musica di Orvieto. Il direttore è Lillo Catarcia. Qui insegna il pianoforte. Morire solo. Prova. La scuola di musica del comune di Orvieto è stata aperta 2 anni fa. Lillo ne è il primo direttore. Non ho capito perché corri tanto. Dai. Attacco da capo. Sì. Lillo ha cominciato a studiare musica da ragazzino con una piccola fisarmonica. Lillo, da ragazzino ti piaceva la musica? Sì. Avevi un pianoforte in casa? No. O altri strumenti? Una piccola fisarmonica. Ah. E come hai cominciato a studiare allora? Con questa fisarmonica. Ma poi hai cominciato a studiare il pianoforte? Poi la parrocchia, l'armonium, e dall'armonium il pianoforte, poi l'organo. Lillo ha cominciato a studiare con una piccola fisarmonica. Poi ha imparato a suonare l'armonium e il pianoforte, poi l'organo. Anche in questa maniera. Quando fai questo metti il pedale per ogni battuta. Ogni battuta, pedale. Poi dopo qui riprendi ogni due come sopra. Provi il pedale se ti viene. Solamente la sinistra, no? E sul secondo lo levi. Pedale. A Lillo piace suonare il pianoforte, ma preferisce l'organo. Ha studiato con molti maestri e soprattutto con il grande organista italiano Fernando Germani.
E dove hai studiato l'organo? A Roma, ossia con molti maestri. Mm. L'ultimo Germani, Fernando Germani. Mm-hmm. E quando sei diventato organista del Duomo qui di Orvieto? Nel 1969. 15 maggio sono salito la prima volta. Eri emozionato? Beh, sì. Ha suonato qui per la prima volta il 15 maggio 1969. Oggi a casa Lillo ha un pianoforte e anche un organo. È un organo che è stato costruito apposta per lui da una ditta di Foligno, una città non lontana da Orvieto. Da quanto tempo hai questo organo qui in casa? Un anno e mezzo. E chi l'ha costruito? La ditta Pinchi di Foligno, una città qui dell'Umbria. Uh-huh. È stato costruito apposta per te? Sì. E i vicini lo sentono? Ma non credo, non hanno mai detto niente, quindi... Ma forse piace la musica anche a loro? Beh, ho i miei dubbi. Forse i vicini non sentono la musica. Thank you.